Il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, che è tra l'altro un avvocato, il Fatto Quotidiano fa un titolo, insomma, riprendendo un film, Audace colpo dei soliti noti, così il Senato si ridà i vitalizi. Forza Italia e Zanda sapete del Partito Democratico, felici, doppio gioco della Lega, Taverna che dice ora il ricorso, insomma lasciando intendere sostanzialmente che tutti fossero d'accordo, tranne il Movimento 5 Stelle. Allora, senatore, che cosa intende fare il Movimento 5 Stelle per ovviare, diciamo così, a questa situazione? Ci sarà questo ricorso, così come annunciato anche da Paola Taverna, e in che modo verrà fatto per evitare le forche caudine di una Costituzione che sembra andare contro, diciamo, questo provvedimento? Il Movimento 5 Stelle farà tutto quello che sarà possibile fare per mettere rimedio ad una faccenda che puzza di letame da 2 chilometri di distanza. Questo è stato uno sputo in faccia a quelli che il pane quotidiano se lo lavorano, se lo conquistano tutti i giorni, giorno dopo giorno, con la fatica e con il sudore. Lei ha citato il Fatto Quotidiano, lei sa che la delibera, la bozza della delibera era già pronta dal 30 di gennaio ed è stata proprio pubblicata dal Fatto Quotidiano e da altri giornali. Lei sa che... E questo cosa cambia? Sa chi sarà colui che beneficerà per primo... No, questo per dirle che c'è un conflitto di interessi che è grande quanto una casa. Sa chi sarà il primo a beneficiare del provvedimento adottato dalla Commissione? Il Presidente della Commissione. Sa chi sarà il primo a beneficiare del ricalcolo adottato dalla Commissione? Il Presidente della Commissione. Quindi è evidente che siamo davanti a un procedimento viziato da un enorme conflitto di interessi, direi quasi elementare proprio nella sua sostanza, e il Movimento 5 Stelle non può lasciar passare questa cosa impunita. Allora, sì, però lei non ha risposto alla domanda come cercherete di ovviare, diciamo così, a quelle che sembrano delle evidenze della Costituzione, che dice non si può intaccare un principio acquisito, non si possono andare a tagliare cose che erano già state stabilite prima. Come si lavora su questo aspetto? Con questo ragionamento, che tra l'altro noi abbiamo tentato di portare, vede, si dice che è un diritto acquisito, no? E invece il Movimento 5 Stelle parla di un privilegio rubato, ma spiego le ragioni. Vede, i diritti per definizione sono universali, cioè sono godibili da tutti. I privilegi invece sono godibili solo da qualcuno. I vitalizi sono godibili da tutti, secondo voi? Perché se non sono godibili da tutti, non sono dei diritti, sono dei privilegi. Quindi quando si dice è una delibera che si rivolge solo ad una categoria di persone, sono due le obiezioni che possiamo muovere. La prima, che questa categoria di persone rifiuta di soggiacere al principio contributivo, che dice tanto hai versato e tanto poi ottieni nella tua indennità. E la seconda ragione è che non ci può essere naturalmente una delibera che può rivolgersi a tutti, prima di tutto perché stiamo all'interno di un organo giurisdizionale domestico e soprattutto perché in Italia, ma direi al mondo, è solo quella la categoria dei politici che pretende di prendersi 2.000 euro senza essere mai entrato una volta in Parlamento o esserci entrato per una settimana per prendersi il caffè. Perfettamente chiaro il filo del suo ragionamento. Abbiamo i vitalizi. Aspetta Italia, un secondo, giusto per capire, perché esultava? Per una semplice ragione.
perché ho piacere che Sisto prenda atto che il presidente di quella commissione sarebbe stato il primo beneficiario del provvedimento che ha adottato. Ma e no, sono ma sicuro, perché conosco il collega Sisto, che davanti a quella situazione di conflitto di interesse lui l'avrebbe immediatamente rimossa dicendo: no ragazzi, non posso presiedere io questa commissione. Perché allora, io sono così, parte allora, in causa. Va bene, allora, ok, questo, allora, concetto dicendo. Chiaro. Tanto Sisto, che, sì, no, no, io vado avanti, no, Sisto, Sisto. Due settimane Forza Italia, fa, nel 2012, lo assicuro tutti, no, però, senatore Licheri, no, senatore, senatore, però, Licheri, senatore sulle dita, non si allarghi sulle dita, troppo. No. Però così non mi fate schermo. Parlare. Allora, dicevo, beh, come no, Forza appena Italia parla... nel 2012. Forza Italia nel 2012, cavolo. Di oh, scusami, quando voi siete gli autori del capolavoro del film horror parlamentare del reddito di cittadinanza. Sì, sto, stai sui binari 20 miliardi, sì, no, scusa, fammi parlare, capisco che è un argomento delicato, bene, ma 20 miliardi di esborsi dai, in favore con un aumento seriamente di posti di lavoro ridicolo. Come si fa a dire che i tagli dei parlamentari vanno a scapito di chi lavora tutti i giorni? Voi che siete, come posso dire, i teorizzatori del nulla fare, dei nulla facenti. Cioè voi avete inventato la categoria dei nulla facenti pagati. Allora come si fa ma a dire che allora, tagliare sì, i vitalizi certo aiuta? Cioè voglio dire, un po' di coerenza, un po' di garbo e un po' di rispetto per gli ascoltatori. Anche Sisto si è allargato un po'. Diciamo che questa è un po' più propaganda. Senatore Licheri. Aspetti, Francesco Speroni, mi sente senatore? Sia calmo. L'ex ministro della Lega, Francesco Speroni, oggi per esempio sulla stampa dice il vitalizio non è un privilegio, in realtà lui lavorava, dice, per cui non è un privilegio. Dice dalla politica io ho ricevuto solo svantaggi, con il taglio dice ci ho rimesso 25.000 euro l'anno, dice magari vabbè non ho comprato la macchina nuova, si riferisce al vecchio taglio, in realtà così non avrebbe proprio più niente. Prego. Allora, punto numero uno, i cittadini hanno chiaro che la politica vede un pezzo della sua politica che si sente casta, che non appena si è concluso il lockdown sono andati subito a mettersi in commissione in tempo di notte a farci questa cosa qua. E ma no, ma quale tempo di notte? Ma quale tempo di notte? No, però devi stare che si taglia gli stipendi per comprare i respiratori ospedalieri, caro Sisto. Questa è la politica del domani, la politica del futuro. Per quanto riguarda il presidente poche settimane fa aveva ammesso di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e disse che non avrebbe partecipato al voto. Chiedi a quel presidente dell'altra notte se ha partecipato al voto e se quel voto è stato determinante, caro Sisto. Le dobbiamo dire le cose ai cittadini. Ma che cosa c'entra il conflitto di interessi? Senta però, scusi Licheri, le posso chiedere una cosa? Scusi Licheri, in realtà... Ma vogliamo dire che siamo cittadini in Parlamento, dobbiamo avere gli stessi diritti dei cittadini. Certo. Ma le sentenze si impugnano, ma impugna le sentenze, giusto? Perché ma le sentenze possono essere sbagliate, ma impugnate. La delibera, attenzione, non ha tagliato il vitalizio come sta cercando di fare di far capire Sisto. Quella delibera. No, dice scusi, veramente nessuno ha detto che abbiamo tagliato. Nessuno ha detto così, senatore. Già, ne abbiamo già abbiamo affrontato l'argomento già ieri mattina spiegando per filo e per segno che cosa è successo. Non che è un taglio definitivo dei vitalizi, ci mancherebbe. Ma no, ma. E non è uno sputo in faccia. A chi per avere ma no, senatore, su dai, via qui, su. La parola sputo è brutta, è inelegante, non dire sputo, usa un'altra parola, su dai. Come intendi rimediare a un'ingiustizia di questo genere? La Corte, la Carta Costituzionale, la tua Costituzione, la mia Costituzione prevede, contempla e accetta un'iniquità di questo genere. Perché ti arrabbi? Non ah, tranquillo, no, perché si chiama la Costituzione. I padri costituenti avrebbero voluto una situazione di stortura di questo genere. Dimmi se sì o no. Un presidente che va a decidere sui denari propri. Ma allora, senatore, io le chiedo... No, scusate, senatore, no. Si fermi. Abbiamo meno di un minuto. E c'è il rischio che questa cosa passi anche alla Camera. Delibera,
no, voglio finire. Una delibera legittima, cioè vorrei capire, è una sentenza. Guardate, vi devo tagliare, se continuate così vi devo tagliare. Sisto, mi dica solo... Il governo PD 5 Stelle ha questa caratteristica, i 5 Stelle al governo, il PD per tenere il governo fa tutto quello che dice. Le saltate voi le regole. Va bene, vi devo fermare, non possiamo allargare questa discussione ad altri temi che non siano questo. Per voi invece le regole non valgono mai. Va bene, grazie senatore.